Niente primarie nel PD, Tambellini Baccelli scoppia la pace, con il primo che resta il candidato della sinistra nel PDL si ripunta su Favilla. Lega Ambiente rilancia il trasporto merci su ferrovia, secondo l'associazione nuovi assi viari non risolverebbero il problema traffico e inquinamento. Il capoluogo alla ribalta del grande fumetto, una Lucca del 500 è il set della storia di Dago, il personaggio di Wood e Gomez. Arcantea, domani il derby contro Firenze, alle 18 al Palatagliate e Biancorossi chiamati a difendere il primato nonostante i tanti infortuni. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione in diretta su Di Lucca. In apertura del nostro telegiornale, lo avete sentito dai nostri titoli, spazio alla politica. Partiamo con il Partito Democratico, non ci saranno le primarie nel PD. Dopo il vertice di ieri a Firenze, tutti convinti che Alessandro Tambellini possa essere il volto del candidato del centro-sinistra. Ma ci racconta tutto nei nostri primi due servizi Marco Baldocchi. Dopo un lungo tira e molla, tante frasi dette ed alcuni silenzi che alla fine hanno fatto molto rumore, si è arrivati alla svolta. Il candidato per le prossime comunali nel centro-sinistra sarà quello annunciato il giugno scorso, Alessandro Tambellini. Nella sede del PD di Piazza San Francesco stamattina è andata in scena la Grande Pace. Non si tratta ovviamente del titolo di un film, bensì del manifesto elettorale del PD, con tanto di applausi all'arrivo del presidente della provincia. Ecco Stefano. Un segno di come Baccelli sia non solo un personaggio pubblico apprezzato, ma un elemento indispensabile per vincere la partita elettorale. La paura che il peso delle sue parole potesse diventare un macigno era tangibile ed il passo indietro che il presidente ha fatto per il bene del PD, come ha dichiarato, ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti, Tambellini compreso. Un Baccelli all'apparenza sereno, anche se a chi gli domanda se la lista civica messa in campo per le provinciali possa sostenere in prima persona il candidato Tambellini risponde di no. Senza voler leggere per forza del male nelle sue parole, è senz'altro umana la delusione per come sono andate le cose, delusione che potrebbe diventare un freno per quel sostegno che da più parti stamattina gli è stato chiesto. Passo indietro quello fatto da Baccelli, ma anche Tambellini dovrà in qualche modo scendere a compromessi con le forze moderate richieste dal Presidente. Ed è forse questo il passo più interessante della mattinata, perché se da un lato Tambellini resta chiaro sulla posizione che intenderà tenere la coalizione di centro-sinistra, dall'altro è poco comprensibile come si possa dialogare con la parte moderata senza rompere l'equilibrio ottenuto con gli alleati. In sintesi, com'è possibile avvicinarsi all'UDC se non intende coalizzarsi con la sinistra estrema? Si è parlato di liste civiche, quella che sembra più vicina è governare Lucca e quindi Piero Angelini, ma non si era parlato di lasciare fuori i personaggi sempre verdi della politica? Sentiamo adesso le dichiarazioni dei protagonisti della svolta nel PD. Segretario, è inutile nascondersi, l'incontro di Firenze è stato, diciamo, risolutivo per una situazione che poteva essere abbastanza complicata nel PD. Qual è stata la chiave per riuscire stamani a trovarsi qui tutti condivisi con idee condivise per la città di Lucca? La chiave è stata l'intelligenza e il senso di stare in un partito di Alessandro e di Stefano, che devo dire ci ha fatto uscire da questa vicenda forti, con due candidati che avrebbero potuto vincere tutte e due, ora ce n'è uno e siamo tutti al fianco del candidato che c'è con convinzione e determinazione. Oggi la sua presenza nel partito, vista anche da parte di Tambellini, in modo molto positivo. Cos'è cambiato da ieri? Non c'è stata magia ieri, diciamo, io ho alcune questioni politiche, nel senso di questioni di comunità le avevo prima dette, poi scritte, poi rappresentate anche con questa scelta forte di chiedere le primarie. Questioni di comunità nel senso di contenuti, di programmi, ma anche della mia idea di un centro-sinistra rinnovato, che non è un centro-sinistra che scarica i partiti alla propria sinistra, ma un centro-sinistra che raccoglie la sfida di diventare strutturalmente maggioranza a Lucca. E per questo secondo me ci dobbiamo allargare, cercare di allargare alla coalizione. Non necessariamente con i partiti di centro tradizionali, ma anche con una lista civica. Per
percepisco con chiarezza che c'è un potenziale consenso nei confronti del centro-sinistra, che è confermato da questo sondaggio che il PD ha previsto e ha realizzato. Noi dobbiamo rispondere a questa attesa con contenuti, ma con una proposta davvero per un centro-sinistra che diventi forza di governo per i prossimi 10 anni. Siccome sono persona di buon senso, l'alternativa non l'avevo nemmeno prevista o preventivata, quindi quella di spaccare il centro-sinistra, di abbandonare l'amministrazione provinciale di Lucca, mi ritengo soddisfatto sulla linea politica e faccio un passo indietro a livello personale. Tambellini, alla fine forse ha prevalso il buon senso, un passo indietro da parte del Presidente Baccelli, forse un passo indietro anche dal suo punto di vista con questa apertura alle liste civiche. Ma era un'apertura che esisteva già nella nostra concezione di partenza. Il richiamo del Presidente della Provincia è stato un richiamo positivo perché ci ha fatto riflettere sul percorso che si era iniziato, e tutte le volte che si riflette su quello che si fa è un momento positivo, perché vuol dire che alcuni aspetti del nostro procedere debbono essere rettificati, devono essere modificati. La presenza di personalità importanti della città all'interno di una lista civica o di più liste civiche, intenzionate davvero a modificare la vita politica della città in termini positivi, in termini che servano per tutti, in termini programmatici che abbiano come definizione il ruolo del comune migliore nella prospettiva dell'interesse generale, questo può essere l'apporto significativo che ci consente di andare anche in maniera più spedita, più forte, di realizzare in maniera più compiuta la vittoria. E adesso il PDL, che dopo tanto discutere, rotture e ripensamenti, sembra puntare ancora sul sindaco uscente Mauro Favilla. Favilla che invece sembrava essere pronto ad abbandonare la carica. Sentiamo. E quindi con i miei familiari, che non hanno certo piacere che io continui, potrei anche stasera fare la festa con loro per dire che fra 4 mesi o 5, quel che sarà, finisce il mio impegno. Quindi non aspetti a questo punto qui il congresso, PDL? No, basta. Eppure le parole pronunciate dal sindaco Favilla nel giorno del suo 78esimo compleanno sembravano non lasciare dubbi sull'abbandono alla corsa per le prossime elezioni. Ma secondo uno schema forse lucchese oscuro, quelle poche battute rilasciate ai giornalisti non erano altro che l'accelerante essenziale per spazzare via i dubbi della base del partito. E così è stato, perché dopo gli stati generali del PDL di ieri sera, l'unico nome sul quale si è discusso è proprio quello del sindaco in carica, che il PDL ringrazia per l'operato svolto e per la qualità di massimo interprete della volontà politica della maggioranza, con l'auspicio che la sua rinnovata disponibilità a candidarsi a sindaco di Lucca possa risultare nuovamente vincente come nel 2007. Insomma, non c'è stata l'ufficialità che alla fine nessuno peraltro si aspettava, ma appare da oggi a tutti più chiaro che per ottenere spazio nel centro-destra si dovrà spodestare Mauro Favilla, che da politico navigato dichiara, smentisce, propone e ritratta, aspettando che a fare il passo sia proprio il PDL. E a poco conta che nella sede di Via Veneto si strizzi l'occhio alle primarie, perché se a sinistra fino a ieri c'erano due galli per un pollaio, nel centro-destra non si vede chi possa mettere in dubbio la candidatura del sindaco uscente. E adesso la cronaca. I carabinieri della compagnia di Lucca hanno arrestato un 37enne marocchino in Italia senza fissa dimora, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Lucca, poiché si è reso responsabile del reato di furto aggravato in danno a diversi negozi del centro del capoluogo. Denunciati invece sempre dai carabinieri di Lucca, due albanesi residenti a Pescia, responsabili di un furto in una sala giochi sita in località Palandri di Alto Pascio. I fatti risalgono alla fine del novembre scorso, quando durante la notte ignoti avevano sfondato la vetrata della sala giochi per scassinare slot machine presenti all'interno. E sempre i militari di Lucca, infine, durante i servizi di controllo della circolazione stradale, hanno denunciato un giovane 27enne lucchese, poiché sorpreso alla guida della sua autovettura nonostante avesse la patente revocata da ben 2 anni.
E torniamo adesso a parlare della vicenda della ditta Panem di Alto Pascio. Questa sera ad intervenire sulla questione è il sindaco Maurizio Marchetti, da noi interpellato dopo che ieri era stato accusato di non essere troppo vicino ai dipendenti della ditta. Sentiamo cosa ci ha risposto nel servizio di Angela Greco. Lavorare dietro le quinte piuttosto che salire in palcoscenico. Il messaggio del sindaco Marchetti è questo in risposta a chi lo accusa di essere poco partecipe per la causa dei lavoratori Panem. In più, il primo cittadino aggiunge che se stare davanti al presidio risolvesse il problema ci avrebbe preso la residenza. Lascia perciò ai colleghi, meno impegnati, la premura di far visita ai lavoratori. In sua assenza, il sindaco fa sapere di aver sempre mandato il delegato del lavoro Ferruccio del Sarto, sin da quando è iniziato il presidio. Inoltre ci tiene a dire che spesso il suo assenteismo è stato obbligato, in quanto non conosceva gli eventi. Vedi l'ultima assemblea, tra la FLAI CGL e i lavoratori della Panem, nessuno lo ha avvisato dell'incontro. Nonostante sia stato diverse volte e in più occasioni accusato di noncuranza nei riguardi del presidio, il sindaco ha sempre optato per la strada della non polemica, ma solo perché quel che conta non sono gli screzi tra politici, sindacalisti o istituzioni, bensì è la causa dei lavoratori ad avere la priorità. Sulla questione Panem vi segnaliamo due incontri per lunedì 30 gennaio, alle 11.30 presso la Sala dei Granai, tra il sindaco di Alto Pascio e i parlamentari Deborah Bergamini del PDL, Andrea Marcucci e Raffaella Mariani del PD e Nedo Poli dell'UDC. Nel pomeriggio a Firenze, presso la presidenza della regione, con gli assessori allo sviluppo economico Francesco Bambini e al lavoro Mario Regoli, per discutere della cassa integrazione per i dipendenti del panificio. E restiamo ad Alto Pascio, dove il comune annuncia un giro di vite per la prostituzione femminile e maschile. Sentiamo. Misure più rigide e sanzioni più salate contro chi si prostituisce o usufruisce di queste prestazioni. Ad annunciare la linea dura verso il settore della prostituzione e a ribadire l'ipotesi case chiuse, così da regolamentare e far pagare le tasse a chi esercita tale professione, è il sindaco di Alto Pascio Maurizio Marchetti, che a breve firmerà un'ordinanza piuttosto complessa e che inizialmente avrà una fase sperimentale di 6 mesi. Il provvedimento scaturisce dalle continue segnalazioni di molti cittadini che si sono lamentati dell'aumentata presenza di prostitute nella zona di via Bientinese di omosessuali nell'area del casello autostradale. Nonostante gli sforzi della Polizia Municipale e dei Carabinieri della locale stazione che hanno intensificato i controlli, spiega il sindaco, abbiamo registrato in queste ultime settimane una recrudescenza del fenomeno, probabilmente dovuta alla crisi economica o altri fattori che determinano i flussi di questi particolari prestatori d'opera. E dato che i residenti delle due zone sopracitate hanno diritto a non vedere questi traffici, Alto Pascio andrà a colpire prostitute e clienti, perché così non possiamo andare avanti, conclude Marchetti. E parliamo di commercio, come già annunciato nel TG di ieri sera, ma quest'oggi è ufficiale, il sindaco di Lucca, Mauro Favilla, ha firmato l'ordinanza che dà il via libera all'apertura dei negozi in occasione dei saldi domenica 22 gennaio. E adesso la viabilità: si è tenuto questa mattina l'incontro tra l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Lucca Marco Agnitti e il comitato di via Salicchi. Durante la riunione è stata espressa l'intenzione da parte del comitato di chiedere un incontro al comitato di via L'Europa e di partecipare insieme al tavolo della discussione sull'ordinanza di chiusura al traffico pesante di via L'Europa, così come chiedere di riaprire il tavolo sulla questione del protocollo d'intesa per la nuova viabilità. Il comitato si associa comunque a coloro che chiedono la revoca dell'ordinanza del sindaco di Capannori Giorgio Del Ghingaro. A sua volta l'assessore Agnitti ha illustrato i contenuti del progetto commissionato dall'amministrazione ad un professionista per la realizzazione di una rotonda nella zona all'altezza dell'incrocio tra Borgo Giannotti e l'ex Foro Boario. E continuiamo a parlare di viabilità ma anche di mobilità e andiamo a sentire qual è la soluzione che Legambiente propone per ridurre il traffico su strada e l'inquinamento. Il servizio. Bisogna ridurre il trasporto merci su gomma.
Questo è il messaggio che Legambiente, Capannori e Piana Lucchese lancia a gran voce. Secondo il circolo, infatti, è ormai chiaro, anche da quanto emerge dall'ordinanza del sindaco di Capannori sul senso unico alternato per camion in via l'Europa, che il trasporto merci su gomma può sì essere regolamentato attraverso orari e sensi unici alternati senza danneggiare il sistema economico, ma resta comunque, come dimostrano gli sforamenti nei limiti di PM10 registrati in questi giorni alla centralina di Capannori, il principale responsabile dell'inquinamento da polveri sottili nella piana di Lucca. Cosa fare allora? Secondo Legambiente, l'unica soluzione possibile per ridurre sensibilmente il fenomeno in modo sostenibile è quella del trasporto merci su ferrovia. Per questo l'associazione ambientalista chiede a comuni, province e regione sia di continuare sul cammino intrapreso verso un nuovo sistema di trasporto merci basato sulla ferrovia e sull'intermodalità, sia che venga definito un termine per i lavori dello scalo merci ferroviario Capannori-Porcari, sia ancora che venga predisposta un'area di servizio intermodale attrezzata vicino al casello dell'autostrada di Capannori, nonché tronchetti ferroviari che colleghino direttamente il distretto cartario alla ferrovia. Da quanto ci risulta, prosegue Legambiente, il sistema cargo alla stazione di Lucca è quasi allo sfascio e sarebbe perciò necessario definire interventi strutturali affinché il mezzo ferroviario diventi un'alternativa appetibile per i servizi al commercio e perché le nuove opere non rischino di fare la fine di cattedrali nel deserto. E torniamo a Lucca, dove l'amministrazione Favilla ha proceduto all'occupazione delle aree per dare inizio all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e di adeguamento del canale Fiumicino nel tratto da via Canaletta a via del Brennero, mentre altri 182.000 euro di fondi arriveranno per la messa in sicurezza idraulica delle colline lucchesi dell'area della Brancoleria, inseriti nel piano complessivo di 9.650.000 euro predisposto dal Comune con la Comunità Montana e il Consorzio di Bonifica con il coordinamento della provincia. Nuovi interventi per oltre 1,5 milioni di euro che una volta ultimati consentiranno la messa in sicurezza di San Pietravico, ma anche la migliore regimazione delle acque di superficie in tutto il comprensorio di Borgo Giannotti. E un immobile che ospiterà negozi e un centro direzionale di alto livello sorgerà in via l'Europa a Lammari grazie al recupero di un magazzino abbandonato da anni. Sarà una realizzazione a minore impatto ambientale rispetto a quella attuale. Il nuovo edificio avrà una superficie coperta di 2.850 metri quadrati contro i 3.900 metri quadri del fabbricato attuale. Sono previste anche alcune opere pubbliche come un parcheggio sia per i clienti sia per tutti, un marciapiede, zona a verde attrezzato e la piantumazione di alberi. E apriamo adesso la pagina degli eventi e dello spettacolo e parliamo del debutto di Lucca nel mondo del fumetto e non stiamo parlando di Lucca Comics and Games. Sentiamo. Le mura, via dei Fossi, San Frediano e il Volto Santo e ancora piazza San Martino, palazzo Pretorio e piazza San Michele. Il tutto rielaborato in una magica quanto suggestiva ambientazione cinquecentesca. È una Lucca del 1500, quella che, dal mese di dicembre fino a febbraio, rivive nelle edicole sul cartonato Aurea Comics. Il capoluogo è infatti il set fumettistico della storia di Dago, il fortunato personaggio creato da Robin Wood e Carlos Gomez, che proprio nella città delle mura compie la sua vendetta personale nei confronti del principe Bertini, colui che con un complotto sterminò a Venezia la famiglia Renzi, alla quale egli apparteneva prima di divenire Dago lo Schiavo, Dago il Giannizzero Nero, Dago il Rinnegato. Wood e Gomez crearono questa storia per il settimanale a fumetti Lancio Story circa 12 anni fa, durante il loro soggiorno in città in occasione del Lucca Comics and Games, che dedicava al Giannizzero Nero un imponente esposizione. Per gli autori fu amore a prima vista. Robin Wood, proveniente in taxi dall'aeroporto di Pisa, trovandosi di fronte alle mura illuminate, rifiutò di andare in albergo se prima non avesse varcato una porta per entrare in una Lucca incantata, parzialmente avvolta dalla nebbia, mentre Carlos Gomez immortalò in migliaia di foto le bellezze della città e numerose fisionomie di lucchesi che ritroviamo ripassati a china in molte delle pagine dei tre volumi.
E continuiamo a parlare di eventi e ci spostiamo al Real Collegio, dove questa mattina ha preso il via la 3 giorni della manifestazione dal titolo Quello che le donne vogliono. Vediamo. Si tinge di rosa per 3 giorni il Real Collegio. La manifestazione Quello che le donne vogliono, organizzata da Unique Corporation, è un'occasione per curare mente e corpo. All'interno dell'evento, bellezza esteriore, quindi acconciature, massaggi, manicure, ma anche benessere spirituale e diritti per le donne. A tagliare il nastro della prima edizione, l'assessore provinciale alle pari opportunità, Federica Maineri. È affiancato al tema della bellezza, che è un tema che riguarda la figura femminile fin dall'antichità, anche il tema dei diritti delle donne, che è sicuramente importante in un momento come questo, dove tutti i giorni purtroppo veniamo a conoscenza di brutti fatti di violenza che vengono compiuti su donne. Tra le iniziative in programma nei prossimi giorni, le conferenze Il potere della bellezza e dell'uomo o della donna, come dimagrire e smettere di fumare con l'ipnosi, antichi rituali di bellezza, quando l'Oriente incontra l'Occidente. E adesso una breve sigla e poi la pagina sportiva. Ben ritrovati con la pagina sportiva, in primo piano il calcio, nel nostro servizio il punto sulle condizioni dell'FC Lucca insieme a mister Lazzini, intervistato per noi da Marco Baldocchi. Mister, con 19 punti di vantaggio sulle dirette concorrenti è difficile anche porre una domanda, partiamo da quella più ovvia: come sta la squadra, situazione infortunati? Ma abbiamo avuto un po' di problemi soprattutto a livello di influenza, Melani, Sabatini, Granito, Francesconi, sono tutte cose in via di risoluzione, quindi spero che domani si possa fare la conta di chi è recuperabile. Credo che per Francesconi non ci siano problemi, Granito non è venuto ieri, oggi dovrebbe venire, quindi Sabatini e Melani stanno benino dopo 10-15 giorni di influenza e ricaduta, e quindi gli unici problemi sono quelli, insomma, ma sono fiducioso di poter recuperare quasi tutti. A questo punto del campionato qual è la cosa più difficile? Motivare i giocatori oppure magari anche inserire qualche nuovo elemento dal settore giovanile? No, la cosa più difficile è continuare a fare quello che stiamo facendo, perché stiamo facendo grandi cose, i numeri parlano da soli, quindi noi bisogna continuare così, anche perché finora non abbiamo vinto niente, 50 punti sono tanti, 19 sulla seconda sono tantissimi, ma per vincere questo campionato bisogna fare ancora una quindicina di punti, quindi ci sono 13 partite che vanno onorate con lo stesso impegno che abbiamo messo sempre, anche perché tutti quanti bisogna poi trovare motivazioni per finire bene, perché poi credo che anche la società debba trarre le conseguenze anche per l'anno prossimo, quindi qui non possiamo permetterci di mollare niente per rispetto a noi stessi principalmente, ma per la gente che ci viene a vedere e anche per rispetto delle altre squadre, che credo che insomma noi andremo in campo sempre per poter fare risultato pieno, e delle volte ci riusciremo, penso, delle volte può darsi di no, però insomma lo spirito deve essere sempre quello che ci ha accompagnato da agosto fino adesso. Domenica poi solcherete un campo prestigioso, quello di Armando Picchi, credo che sia anche questa una motivazione in più proprio nello specifico per la partita di domenica. Ma sicuramente sì, è un campo importante, soprattutto per i tanti tifosi che ci hanno seguito in tutte le trasferte anche quest'anno, che purtroppo hanno dovuto seguirci in campi improponibili per la gente di Lucca. Credo che domenica rivedano uno stadio vero, e quindi ci sono motivazioni anche per questa cosa qua. È vero che anche Apro Livorno avrà motivazioni importanti, perché giocherà nello stadio della città, e quindi sarà sicuramente una partita non facile, anche perché reputo l'Apro Livorno una squadra con tanta qualità, ha preso anche giocatori nuovi a dicembre, quindi sicuramente è una partita da affrontare nel modo giusto, e ben venga che giochiamo in uno stadio vero come quello di Livorno.
E adesso il basket con l'Archentea che domani riceve alla Pala Tagliate la Pallacanestro Firenze Africo, il match in programma alle ore 18, la presentazione della gara nel nostro prossimo servizio. L'Archentea Lucca gioca d'anticipo e riceve domani alle ore 18 la Pallacanestro Fiorentina Africo per un derby che, se letto con gli occhi della classifica, non dovrebbe riservare sorprese. Invece la concentrazione deve essere massima in casa biancorossa ed i motivi per non distrarsi sono molteplici. Dalla precaria condizione fisica generale alla voglia ospite di fare bene, che farà sì che la partita sia molto più delicata di quanto si possa pensare. Roberto Russo, allenatore dell'Archentea, snocciola subito il bollettino medico, perché non si può non partire da quello da qualche settimana a questa parte. Saremo ancora senza Barzanti, con Zivic in forte dubbio e Scrocco che, seppur in miglioramento, è lontano dalla forma migliore. In più mercoledì anche Drocker ha accusato una distorsione alla caviglia. La squadra ospite del neo coach Stefano Rusconi ha invece appena aggiunto Giuliano Samoggia alla grande in uscita da Sassari, che proprio sabato farà il suo debutto con la nuova maglia. Ecco perché Russo invita alla massima cautela. Ho visto l'Africo a Livorno contro Don Bosco, sono pericolosi, con Samoggia a rinforzare un pacchetto lunghi già interessante, e verranno qua con l'intento di fare una buona partita. Nonostante questo, il clima di fiducia in casa biancorossa però non manca e c'è la volontà di continuare un cammino positivo. Prima di chiudere, una notizia di ciclismo: inizia domenica 22 gennaio il primo raduno stagionale per la squadra della Michela Fanini, che sarà impegnata sulle strade della Versilia. Nello staff il dottor Castellacci, medico della Nazionale Italiana di Calcio. E per questa edizione è tutto, dopo la sigla le previsioni del tempo, mentre il prossimo appuntamento con l'informazione in diretta su Di Lucca è per domani alle ore 19. Vi ricordo però che l'intero telegiornale e i singoli servizi sono visibili anche sul nostro sito web www.dilucca.it. Grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata.